a terra questa zibata, eh sì, il problema è essere d'accordo, tutto quanto carabinieri, queste cose, ma Piantadosi viene dalle prefetture, dalla polizia, dalle prefetture. Bene, allora cominciamo. Grazie a tutti e a chi è qui con noi presso la sede di Sud e naturalmente il dovere mio a nome del Presidente Carlo Falcone e di noi che siamo impegnati qui di ricordare che per le persone che vogliono dare una mano a Sud è aperta sempre l'iscrizione all'associazione e vorrei ringraziare anche le persone che ci seguono in diretta Facebook. A noi è sembrato giusto fare questa prima iniziativa dopo la pausa estiva su quello che è certamente il tema più delicato e importante nella nostra città. È un tema sul quale cercare di riflettere assieme questa sera e poi ci torneremo in altre occasioni ancora, ed io vorrei soprattutto che ci fosse questa sera un impegno attraverso gli interventi di più persone. Io avverto molto questo bisogno di riflettere assieme e di avere nella nostra città sedi nelle quali si possa riflettere assieme, sollecitando anche la partecipazione, gli interventi. Se dovessi dire una cosa di cui sento proprio forte la mancanza, è esattamente questo, una mancanza di sedi di riflessione, di partecipazione, di impegno, insomma di sentirsi dentro una battaglia, dentro una vicenda. Naturalmente questo deve essere anche sollecitato da parte delle istituzioni, da parte delle forze politiche, e però tocca a ognuno di noi fare la propria parte e dare una mano alla nostra città in questa battaglia su un tema, la criminalità minorile, la lotta alla camorra e la questione giovanile, che è certamente il tema di assoluto rilievo. Ora, io vorrei, lo faccio anche in modo molto essenziale per sollecitare questa riflessione da fare assieme, io vorrei fare riferimento innanzitutto a due fatti rilevanti di questi ultimi mesi. Noi abbiamo avuto nelle scorse settimane, esattamente il 31 agosto, l'uccisione di Giovan Battista Cutolo, un ragazzo di 24 anni, musicista, in piazza Municipio. Tutti i delitti sono gravi, tutti, in qualunque parte della città. Certo, è anche da aggiungere che piazza Municipio è la piazza del comune, che è la casa di tutti noi, di tutti noi. E noi abbiamo già avuto nella piazza della casa di tutti noi un episodio diverso, diversissimo, ma un episodio che doveva e deve richiamare la nostra attenzione a un bisogno anche di vigilanza, di controllo, che non è l'unica o la principale scelta da fare, ma una delle scelte importanti che bisogna. Ucciso da un ragazzo di 17 anni, Giorgio Cutolo, e un ragazzo di 17 anni che già all'età di 13 anni aveva fatto un tentato omicidio. Che cosa è successo dai 13 anni
ai 17 anni. Io penso che sia anche importante ricostruire vicende individuali, vicende personali, per capire quello che si vuole nel profondo della città. Ed è un'opera nella quale bisogna che in tanti ci si impegni. L'altro fatto recente è di 6 mesi fa, il 20 marzo. Noi abbiamo avuto il 31 agosto Giorgio, musicista. Il 20 marzo era stato ucciso sempre nel cuore della città, a Mergellina questa volta, nella piazza Municipio, Francesco Pio Mainone, un ragazzo di pianura, un ragazzo che porta le pizze in giro e che aveva l'aspirazione di diventare pizzaiolo. Ucciso da un altro Francesco Pio, Barda, 6 mesi fa. E in questi 6 mesi nella nostra città che discussione abbiamo avuto? Che impegno si è messo in moto? Che riflessione si è cercato di fare? Abbiamo cercato di fare, vedendo e mettendo anche noi, ovviamente, dentro questo bisogno di riflessione e di impegno da parte di tante associazioni. Due fatti molto gravi. 6 mesi fa, poche settimane fa, e per l'episodio di Mergellina ancora non si è riusciti a trovare la pistola con la quale si è sparato e le scarpe che sembrano essere state scarpe costose, la ragione principale o fondamentale di quello che è successo fuori allo sciare di Mergellina. Naturalmente chi come me è abituato a camminare molto a piedi, io sono passato in queste settimane più volte in piazza Municipio sul luogo dove è stato ucciso Giorgio, e sono passato tante e tante volte da Mergellina fuori quello chalet, anche per capire quello che succede, chi ci va. Cerco di andarci in diversi orari della giornata, di mattina, di pomeriggio, di sera, qualche volta a tarda ora, perché devi vedere, cercare di capire anche nelle diverse fasi della giornata quello che si muove, quello che succede. Ecco, uno dei bisogni che io avverto è che deve esserci più, uso questo termine, oltre più vigilanza, più curiosità, nel senso forte di questo termine, per quello che si muove, per quello che succede, per le facce che si vedono, per le storie che ci stanno dietro. E questo è un bisogno che io avverto fortemente. Questi due sono stati gli ultimi episodi, ma tanti altri in questi mesi e prima, in diversi quartieri e nella enorme area metropolitana napoletana, su cui bisogna insistere di più e indagare di più. Noi siamo un'enorme area metropolitana, se la città adesso è meno di 1 milione di abitanti, 200 e qualche cosa, noi abbiamo un'area metropolitana del tutto particolare, più di 3 milioni di abitanti, praticamente senza soluzione di continuità. Ci sono zone della città dove a distanza di 150 metri hai la città di Napoli e 2 comuni fuori città, tutto nello spazio di pochi metri. E così è a nord, a est, a ovest, dappertutto. Un'area metropolitana di 3 milioni di abitanti. E sono tanti gli episodi di criminalità minorile, molto, successi nella città e nell'area metropolitana, e tanti gli episodi
che vedono l'uso di pistole e sempre di più l'uso di coltelli. Sempre di più l'uso di coltelli. Ancora stamattina, poche ore fa. Cioè, una scuola. Come mi hanno educato i miei maestri di gioventù, che tengo nelle foto nell'altra stanza, anche quando devi andare a vedere che cosa è successo fino a pochi minuti prima, sul tema sul quale noi siamo chiamati a riflettere assieme, ancora stamattina a Ponticelli un altro episodio di accoltellamento. E dunque un tema enorme che tocca il futuro della nostra città e dell'area metropolitana e che è intrecciato per tanti fili alla lotta alla camorra. La camorra e alla lotta alla camorra, intrecciato per tanti fili. Sono evidenti molte connessioni, così come è evidente che non tutto è criminalità organizzata e camorra. Sono tanti episodi anche di violenza giovanile, che magari risentono di un us, di un ambiente culturale, di un senso comune, ma vi sono anche tanti episodi non legati strettamente alla camorra e alla criminalità organizzata. Mentre invece abbiamo tanti fatti in cui il legame è evidente in diversi quartieri della città. Per questo vorrei dire, fa piacere che in queste ore si sia intitolato un asilo a Bacoli, a Giancarlo Siane. Proprio in queste ore ricorre il suo compleanno, di Giancarlo Siani, ucciso 38 anni fa dalla camorra, su cui i riflettori si accendono e si spengono spesso senza la necessaria continuità di analisi, riflessione ed iniziativa. Quasi che la camorra dovesse preoccuparci soprattutto o esclusivamente quando spara e uccida, e non dovrebbe invece preoccuparci quando magari spara e uccide di meno, ma è impegnata in affari e in iniziative e in controllo del territorio, che sono di enorme rilevanza per una realtà come quella nostra. E invece la camorra è e rimane il nostro principale nemico, e più volte cerchiamo in questa sede di insistere sul tema. Io penso da sempre, da quando organizzavamo le marce contro la camorra, da quando giornalisti coraggiosi come Giancarlo Siani e tanto altri si sono impegnati, che la camorra non è un tumore maligno su un corpo sano. Fosse così, tutto sarebbe più semplice. Se fosse un tumore concentrato su un corpo sano, perché allora con un bisturi tu tagli la parte malata e il corpo va avanti. Ma la camorra non è questo, non è soltanto antistato, come si dice, non è soltanto contro, la camorra è anche molto dentro. Questo è il punto di valutazione, è dentro. È dentro l'economia e si allea con tante forze, cerca di essere ed è dentro lo Stato e dentro tante istituzioni. Per questo è anche più difficile combatterla, perché è dentro. È dentro la società, è dentro il senso comune. È dentro il senso comune, è dentro la società e in un paese e in realtà nelle quali il welfare è sempre più in crisi, è sempre più debole, la camorra cerca sempre di più di affermare il suo welfare, i suoi servizi sociali.
le sue forme di assistenza a tante e tante persone. Questo si muove dentro, e per questo non basta una sola risposta. Io dico con schiettezza la mia opinione, per questo non basta una sola risposta, non basta né la sola risposta dello Stato e della repressione, io uso il termine perché non deve spaventarci a sinistra, né basta da sola e come unica risposta la prevenzione, la scuola, l'educazione. Proprio perché la camorra e la criminalità diffusa e anche quella giovanile si muovono ad ampio raggio sul territorio, noi dobbiamo muovere i diversi tasti della reazione e della battaglia. La legge e lo Stato, per questo interventi delle forze dell'ordine servono. Semmai l'osservazione da fare, l'invito e la sollecitazione da fare è che deve esserci continuità degli interventi. Interventi forti, interventi forti tutti assieme, di tutte le forze dell'ordine, di tutte le istituzioni, e continui. Faccio un esempio: Pazzigno, ero sindaco, ci vedemmo in prefettura, decidemmo di fare un intervento forte, e un intervento forte senza annuncio. Senza annuncio, perché sarebbe stato più efficace. E infatti quando andammo a Pazzigno nessuno si aspettava, ci facemmo delegare al tavolo della prefettura che alcune persone avrebbero, nella responsabilità di tutti quanti assieme, scelto il giorno e l'ora in cui ci si sarebbe mossi. E la notte facemmo un'azione straordinaria. Rosaria Guidi, che allora era una colonna di Palazzo San Giacomo, organizzò decine e decine di camion del comune. Tutte le forze dell'ordine ci presentavano a Pazzigno, e pur non essendo stato reso pubblico, li successero di tutti i colori. Donne con i figli in braccio che minacciavano di incendiarsi, si buttavano la benzina addosso. Ricordo ancora le consultazioni: che facciamo? Andiamo avanti lo stesso? Ore e ore dure, drammatiche. Cacciamo tante famiglie camorriste. E uno dei ricordi più belli della mia esperienza di sindaco è la gioia di alcune signore anzianissime e sole che rimettemmo nelle case che spettavano a loro. Però perché è importante la continuità? Perché anche a Pazzigno sono ritornati. E così è in tanti quartieri della città e delle enormi aree metropolitane. Per questo gli interventi dello Stato servono, attenzione, servono, ci vogliono. Lo Stato deve far sentire la sua forza e il suo dovere, devono avere continuità, e assieme alla legge gli interventi dello Stato, la grandissima importanza della scuola, dell'educazione, dello sviluppo del welfare. Abbiamo tante esperienze alle nostre spalle, bisogna riprenderle, rilanciarle, rinnovarle. Si parla tanto dei quartieri spagnoli, ma sui quartieri spagnoli fu costruito un vero e proprio patto con le mamme dei quartieri spagnoli. Voi dovete impegnarvi a mandare i vostri figli a scuola, e in cambio di questi impegni a mandare i vostri figli a scuola non vi diamo una mano. Era il reddito di inserimento, sono tante le esperienze fatte su cui bisogna riflettere, vedere quello che non andava a cambiare, può modificare, ma riprendere. E deve andare avanti un welfare nazionale, regionale, municipale, metropolitano, perché il welfare è fondamentale in questa battaglia, no? Deve dimostrare
a tanti strati sociali che possono essere attratti dalla camorra, che lo Stato ti aiuta più di loro, perché ti aiuta davvero, sa fare la propria parte, non ti lascia nelle mani di quelli che si fanno il loro welfare privato e criminale. Questo è una grande battaglia, e di servizi sociali e di prevenzione. In questo senso io sono stato sempre molto convinto dell'importanza di un tema sollevato dai nostri grandi riformatori napoletani della fine del Settecento e della bellissima espressione che trovarono e fecero circolare del bisogno che ci sia un ordine civile. E noi abbiamo infatti bisogno di ordine pubblico, il polso fermo dello Stato, di sicurezza urbana, che già è concetto più ampio di ordine pubblico. L'ordine pubblico spetta allo Stato, la sicurezza urbana spetta anche alle istituzioni locali e cittadine, a tutte le istituzioni, e la prevenzione, e il welfare, e l'education, e la scuola a tempo pieno, e il patto civile, e l'ordine civile in una città come Napoli. Dunque, in questo modo è su tutti i versanti che è importante muoversi, concependo dunque, e mi fermo, concependo la sicurezza come un moderno diritto di cittadinanza. Perfetto. Io mi metto di insistere su questo. Attenzione, è gravissimo l'errore a volte fatto dalla sinistra di pensare che il tema della sicurezza sia un tema di destra o debba essere lasciato in mano alla destra. Una moderna sinistra degna di questo nome, capace di fare la sua parte, deve sapere che assieme ai classici diritti di cittadinanza, il diritto alla casa, alla salute, all'istruzione, al lavoro, si sono via via affermati e devono andare avanti nuovi e moderni diritti di cittadinanza. E tra questi il diritto all'ambiente, che acquista e acquisterà sempre di più un valore enorme, e il diritto alla sicurezza come moderno diritto di cittadinanza, che poi riguarda tutti i cittadini ed in particolare, come sempre, poi riguarda in primo luogo i cittadini più deboli, quelli che più hanno bisogno che ci sia l'affermazione di diritti classici e nuovi. E in questo senso io penso che sia importante muoversi. Stop, più di quello che volevo. E ora chi vuole, per cortesia, autodisciplina, chi vuole fa un segno, viene, dice il nome, interviene, autoregolamentazione dei tempi degli interventi in modo che possano intervenire quante più persone è possibile. Grazie. Il primo, allora, stavolta faccio il nome, poi gli altri per cortesia si presentano, Samuele Ciampiello. Avvicina la sedia di modo come che... Gli imputati. Io lo sento per Radio Radicale quasi tutte le sere. Prego. Allora, prima di darvi dei dati scioccanti, voglio fare qualche integrazione e qualche espressione che ho usato un po' forte Antonio Bassolino. Innanzitutto, noi viviamo in questa città un'attenzione sui minori, sugli adolescenti a targhe alterne. Lui ha citato due episodi, però se nel primo episodio ci fosse stato lo Stato, i ministri, le istituzioni, forse perché la mamma, la signora Tina di Francesco Pia, la quinta elementare, forse perché Maimune e Derrione, allora lo dico perché anche queste cose colpiscono e mi indignano come cittadino. Ecco, 12 della demagogia. Lo voglio dire come fatto generale. In questa città abbiamo avuto 35 morti per camorra. E io non ho mai sentito le parole durissime, anche giuste, da parte dei familiari. Qualche volta ho letto sui giornali
non mi ricordo, qualche collega giornalista, poi si trovava al posto sbagliato in un momento sbagliato. Ma perché c'è un momento adatto? Se io sto al mercato in mezzo alla strada, o fare spese, mi uccidono, o sbagliano e mi individuano per un camorrista in un posto sbagliato al momento sbagliato. Noi abbiamo una pubblicistica anche che non ci fa bene. E molte volte sui social, in televisione, diventiamo, diciamo, su questi temi, prima dei dati veri. Noi adesso stiamo parlando, incomincio così, scioccanti, di un decreto che già mettono nome Caivano e ci dovremmo indignare tutti. Mettete decreto minori, sicurezza, Caivano. Poi l'hanno messo anche per gli immigrati, mettono i nomi dove stanno le sciagure, ma io non vedo intellettuali, giornali, mobilitazione, appunto, mettono dove avvengono i fatti. Non c'è un'indignazione pure della politica, a volte faccio questo esempio, stava a Pannella 3 o 4 di loro in Parlamento, ma chi là sui temi della giustizia e sui temi del calcio li facevano ballare. Ma adesso io non vedo nessuno, diciamo, di un'opposizione democratica che quantomeno li mette in crisi su questi temi. L'anno scorso in Italia, in Campania, 144 ragazzi, di cui 7 immigrati, e in tutta Italia 2009, di cui 400 immigrati, vi do i dati, hanno commesso reati sessuali. Mo ce lo siamo ricordato perché è Caivano. Minori! Ma ve li dico questi dati, poi pensate voi e chiedete a qualcuno, chiediamoci tutti, ai vari livelli, alle varie istituzioni. Lui ha detto, la camorra, questa è la frase che dicevamo io e te già da giovane, ma molto inascoltata. Quando sei arrivato tu l'hai trovata a piazza, questo già lo dicevamo negli anni 90. Non è dentro lo Stato, dentro le istituzioni, però bisogna essere chiari. Io nelle carceri, tanti camorristi del Parco Verde, che è una cosa diversa, sono napoletani emigrati lì, e dobbiamo capire pure che abbiamo combinato negli anni 80, certo, nelle nostre periferie, centrodestra, centrosinistra, OPC. Poi c'è gli ACP, dove è successo l'episodio, che quelli sono di Caivano, ma stanno in quei quartieri poveri. Ma lo dico perché mi sono permesso pure di dirlo a Don Maurizio, ma non per semplificare. Ma se tu sapessi quante volte carabinieri e magistratura hanno arrestato quello del Parco Verde. Antonio, ma anche qua ci dobbiamo mettere d'accordo. Per me, Napoli o Piazza Municipio, o Rione Traiano o Caivano, controllo del territorio non è vedere un carabiniere, ma vedere anche un vigile. Il controllo del territorio passa. Io vado nelle scuole di Caivano, non ci sono le strisce per domani, non c'è un vigile, non c'è denominazione, non c'è un mercato, non c'è niente. Ma il controllo del territorio non è che sono solo i carabinieri, lo voglio dire a me stesso, se penso che il controllo del territorio deve avvenire con i carabinieri. Loro devono frequentare i delinquenti e arrestarli, ma il territorio è una convivenza civile che passa per i servizi. In tutte le capitali europee, di notte le metropolitane sono aperte, noi abbiamo rinunciato in ragione della sicurezza dopo che saranno arrestati i delinquenti. Quindi io rinuncio anche alla felicità, ai servizi, e anche stanno in metropolitana. E quando incominciamo ad avere un po' più di coraggio, tra l'altro non li aprono nemmeno quando gioca in Napoli, dite la sindaco, nemmeno quando gioca in Napoli, fanno qualche ora in più di metropolitana. Ma io dico piccole cose per dire che siamo abituati purtroppo ad avere un'immagine diversa della sicurezza. Io sono per la sicurezza, io sono per la certezza della pena. Ma io sono pure per i processi che si devono fare in un anno, in 2 anni, in 3 anni e non in 33 anni. Allora la sicurezza passa attraverso una questione, tu hai detto prima di un ragazzino, non mi avvio a darmi scioccante e misto. Ma attenzione, questo ragazzino ai quartieri spagnoli socchieri. È andato pure in un'associazione brava di quartieri spagnoli, Giovanni, che ha fatto fare un corso. Ma se dietro non c'è il maestro di strada, noi siamo passati dai 30 euro che pagavano fino a ieri le famiglie se non mandavano i figli a scuola a deterrente 2 anni di carcere. Ma possiamo fare qualcosa senza essere o apocalittici o integrati? 30 euro se non mandi il figlio a scuola, ma 2 anni di carcere. Io penso pure che qualche ragazzo che si faccia dice: mamma, papà,
se non mi accontenti in modo pagasco, sembra che io stia scherzando. Che voglio dire, se l'elemento è solo la deterrenza, quello di mandare in carcere una persona, qui io non mi trovo d'accordo né con i preti, né con i cittadini, né con i politici, perché per me la parola minore non ha bisogno di avvocato. Il minore già di per sé è difeso perché è minore. Quindi se io sento da chiunque, anche dal ministro dell'inferno Salvini, che uno che commette un episodio, che ha ucciso Giorgio, si diciamo, deve essere trattato come un cinquantenne, io sono contro ogni legge dello Stato italiano, contro ogni buonsenso. Poi quello deve pagare, e per i minori ci sono 18 anni di carcere se uno uccide. Vogliamo mettere il gas, come l'ha chiesto la mamma da Mara Venier. Allora un'altra cosa, lei ha chiesto pure di intestare questa legge al figlio, la pizza, e va bene. Lo dico perché a volte il dolore non deve condizionare, e noi dobbiamo vivere la solidarietà anche nell'usare parole, espressioni. Allora, per me un minore è minore, le leggi ci sono. Però chi ha seguito questo a 13 anni in possesso di un coltello? I familiari lo hanno consegnato a papà. Francesco Pio, della nota camorra dell'area orientale, a 8 anni, a 10 anni, gli uccidono il papà, capo della camorra. Ma mica lo affidano a una famiglia affidata, lo affidano a una nonna pure che è nata con Cristo. Allora a volte le leggi, lo Stato, cioè, allora facciamo come in parte si fa per esempio anche in Calabria, in altre realtà di questo paese. Vengono presi da piccoli, gli affidati a famiglie, non messi in carcere da piccoli e pensiamo di salvarli. Gli istituti penali per minorenni, fino a 15 anni fa, si è andata dai loro ministri, dai loro c'è ancora fuori lo scritto, prigioni scure. Primo riformatore, poi da te come si chiamava? A Piazza Carlo III, Serraglio. Ma c'è, ma dico, troviamo anche parole adatte. O pensiamo che uno di 12, 13, 14, 15 anni, anche se commette un reato. E qui vi do solo una mia testimonianza. Io da prete ho messo su delle comunità dove anche i ragazzi del comune di Napoli, insieme al penale, venivano. Ma i ragazzi degli anni 80. Se rubavano lo stereo o la pensione fuori la posta e tu gli chiedevi perché lo hai fatto, loro lasciano stare il concetto di uguaglianza che avevano senza leggere l'articolo 3 della Costituzione, che lega, lo dico a noi professionisti della Costituzione, lega la legalità all'uguaglianza, e quindi legalità, uguaglianza e altre cose. Bene, ti dicevo, per comprarmi l'abbonamento del NAM, per comprarmi il motorino, per andare a Petomiz e a Scalea, lo dicevo ad Antonio prima privatamente, se voi venite con me a parlare con i 27 minori, oggi ne accorgiamo, che l'anno scorso sono stati accusati di omicidio, e qua tentato omicidio, 4 in carcere per omicidio, e gli chiediamo perché ha ucciso la guardia, non erano nemmeno capovolti, 3 di loro, un povero poliziotto che stava in una metropolitana, figli pure di imprenditori, a piscina, dice no, ma ci volevano togliere l'arma, ha guardato storto la mia fidanzata. Ci siamo bisticciati in una discoteca a Pozzuoli, cioè sono adolescenti a metà con la morte nel cuore. Questo ve lo dico perché è un aggravante che vi dico io, è un aggravante, non so se è chiaro. Quindi verifichiamo di non mettere, di non fare di ogni erba un fascio, cioè guidate. L'anno scorso in Italia sono stati affidati ai servizi sociali 14.221 minori, di questi 6.408 Napoli e province, 3 milioni di abitanti, sono stati 6.408 minori presi, affidati ai familiari come questo ragazzino, portati in una comunità per un reato discreto, in carcere per un reato grave, ma degli altri, perché solo un centinaio sono entrati in carcere, 165 nelle comunità, chi si è occupato degli altri? Chi si è occupato? Il comune denominatore è il 90% di questi non tiene nemmeno la terza media, quindi quello è il primo campanello di allarme. Non è che non c'è un campanello, però chi è che si è occupato della dispersione scolastica? Vanno bene le scuole aperte di pomeriggio, dopo, sera, già sono esperienze pregresse, ma quelle che vanno di pomeriggio ci vanno di mattina. Chi non ci va di mattina? Noi per fare un po' di esperienza dei maestri di strada ci siamo tentati là, un po' di nuovo per la politica. Allora incrementiamo anche queste figure. Di questi, attenzione a che vi sto dicendo, di questi 6.000, 3.792
hanno commesso dei reati, 57% reati contro il patrimonio, poi rapini, 530 di loro hanno fatto il rapino, quindi stanno tutti in carcere, messi alla prova, affidati a delle comunità, ma poi è un affidamento dove se la famiglia non lo aiuta, compreso questo ultimo che ha ucciso Giorgio, sì, è andato qualche volta in comunità, ai quartieri spagnoli da Giovanni Laini, ma lui stesso ha detto, ma quelle ore sta con me, ma se hai una povertà affettiva, economica, prima davate quelli reddito di inclusione, accanto ai libri di studio, accanto ai servizi sociali. Lo dico perché, vedete, sono stati accusati minorenni di produzione, spaccio e traffico di sostanze stupefacenti, 233 di loro, ne fanno uso. Lo dico perché questi minorenni poi io me li trovo a Poggioreale, 7.000 detenuti in Campania, 1.329 tossicodipendenti, 900 accusati dai familiari, da noi. C'è un giudice Battichini, accuso mio figlio, 23 anni, ha provato a togliermi i soldi, ha fatto l'estorsione, mi ha messo le mani addosso. E noi pensiamo che il carcere sia una risposta semplice a bisogni complessi, in primis io mamma e io papà, della sicurezza. Ma può mai essere il carcere un luogo di cura? Allora è all'esterno che sulle politiche sociali di inclusione qualcosa non va. Allora, per chiudere, io credo che noi dobbiamo distinguere il disagio, la devianza e poi la microcriminalità. Sulla microcriminalità ci sono le leggi, però poi dobbiamo verificare che nelle carceri più poliziotti, più educatori, adesso le nostre carceri adulti e minorenni sono piene di immigrati, non abbiamo il mediatore culturale linguistico, a volte i poveri agenti non riescono a capire che dicono questi e vengono aggrediti, non abbiamo figure di pedagogi, non abbiamo psicologi. Nelle carceri di Airone e Nisi, tanto quelli che hanno commesso questi reati gravi sono di doppia diagnosi, cioè sono poco turbati dalla CAP e poi cocainomani. E come li aiutiamo? Diciamo che gli do l'ergastolo. Lo dico perché, attenzione, in tutta Europa, e chiudo con una provocazione, se uno commette da minorello, da tutto, un piccolo, medio, grande reato, la risposta è al plurale, le pene. Ma le pene è al plurale. In Italia se commette un reato da 13 anni, o da 16 anni, o da 40 anni, a singolare, la pena è in carcere. Nel 90, quando noi eravamo presi, c'erano appena 30.000 persone nelle carceri e 3.000 nell'area penale esterna. Mentre io vi parlo sono 56.000. La legge Bossi-Fini, Fini Giovanardi sulle droghe, ha aumentato le persone in carcere. Lo dico perché questo condiziona poi l'ambiente dei nostri territori, quindi senza giustificazionismo, senza buonismo. Io voglio una sicurezza, ma non voglio che la sicurezza tolga la mia felicità. Voglio viaggiare anche di notte. Il controllo del territorio a Caivano. Hai ragione tu che dici la scuola e i carabinieri rimangono in carcere, ma ci vogliono processi certi. Vedete, io ho incontrato nel mio ruolo di garante tanti politici in carcere accusati di camorra, tanti professionisti, commercialisti, avvocati, sindaci, ho incontrato tante di queste persone. Però una categoria mi è andata a riflettere: anche negli Stati Uniti non c'è il reato di concorso esterno alla mafia, o si mafioso o non si mafioso. Siamo l'unica nazione al mondo, vi sto dicendo una cosa perché io vedo facce intelligenti, siamo l'unica paese al mondo, Antonio, dove se io pago anche la camorra e non la denuncio per un pizzo qui a Piazza dei Martiri, poi mi accusano di concorso esterno in associazione, o accusano tanti politici. Ma dobbiamo starci attenti a questi temi e sapere che la legalità passa attraverso l'articolo 3 della Costituzione che parla di uguaglianza. Grazie Ciabrino Barba. Allora, sono Giovanni Barba dell'associazione Mercurio, siamo un'associazione che opera da parecchio tempo in rete con l'associazione Sud, su vari temi abbiamo una sinergia di temi. Però siccome, come si dice, al di là di svolgere questo ruolo di operatore sociale, ho un vizio di fabbrica perché ho fatto per tanti anni
continuo a fare, il sindacalista nel CGL, alle analisi che condivido pienamente del presidente Bassolini, di Samuele, con cui ho condiviso tante iniziative, no? Cioè, lo voglio ringraziare per la battaglia sociale che l'ha visto con Don Franco in prima linea per far sì che le pene poi non si trasformano in soprusi, come il caso del giovane Samuele, aveva un problema psichiatrico e abbiamo combattuto per cercare di portarlo poi in una fine della comunità. Ieri il giro per belle parole di Samuele su questo. Dicevo, vizio di fabbrica è questo del sindacato e vorrei aggiungere all'analisi che è stata fatta la mancanza di lavoro. La mancanza di lavoro, la mancanza di opportunità, la mancanza di prospettive, per non ripetermi condividendo i temi di Bassolini e di Samuele, è una cosa devastante. Allora, io sono stato a Caivano in più occasioni, sono stato nella iniziativa che molte associazioni hanno messo in campo prima della passeggiata mediatica della Meloni, ma anche precedentemente. Caivano ha a poca distanza, ha un'uscita di superstrada, a poca distanza dal Parco Verde, un centro industriale totalmente dismesso. Cioè, adesso, ai minimi termini, il centro di distribuzione del mattino, che nei momenti di grassa, cioè quando il Napoli praticamente stava vincendo uno scudetto, riusciva a pubblicare 22.000 copie per un giornale nulla, perché di 22.000 copie sono quasi gli omaggi che vengono dati. Ed è l'unica attività del centro di Pascarola, nella realtà di Pascarola, che doveva diventare un grande polo industriale, no? Non per citarlo, allora c'era Bassolino presidente della regione. Grandi tentativi di innovazione, di incremento, di crescita industriale, quel polo è completamente scopato. Cioè l'unica realtà imprenditoriale, industriale di riferimento a poca distanza da Caivano, non sia esso Caivano Parco Verde, no? Che se mi sentono dei caivanesi, molti caivanesi stanno dicendo però Parco Verde è nata costa, noi siamo Caivano, non dà nessuna prospettiva industriale. E non solo. Il ricordo che si ha 4 anni fa l'area industriale di Caivano è la nube tossica di Caivano, cioè il mega incendio, io allora peraltro recente impegnato ad Arzano, una nube tossica che ha portato centinaia di verifiche dell'ARPA intorno e che ha prodotto una situazione terribile e terrificante. Che voglio dire, se no mi perdo questa discussione, voglio dire, ma che prospettiva lavorativa c'è all'interno della città metropolitana di Napoli? Bene faceva l'onorevole Bassolino a ripetere l'area metropolitana di Napoli. Cioè la Camorra SPA, che è un'azienda con tutte le argomentazioni, le articolazioni, la parte finanziaria, la parte economica, Lillo Vittorio impegnato il punto di riferimento dell'anti-racket, che sta meglio di me declinare tutti i segmenti della Camorra, ha anche il suo polo assunzionale, ha anche la sua struttura in cui definisce le qualifiche, anche qualifiche professionali, anche qualifiche di informatici che operano all'interno della Camorra. Non è solo la manovalanza, i moschini, non è solo la questione di operazione. Io sono indipendente Telecom, come tanti anni fa, una grande operazione della finanza all'ingresso di Telecom, mi fermarono all'ingresso, cioè non potete entrare, la paura della Repubblica. È un'operazione simile in cui la Camorra faceva clonare centinaia e migliaia schede SIM da fior fiori di periti informatici, cioè gente che sul mercato non avevano avuto nessuna forma di assunzione, qualificate, riconosciute, tutti resi, e che la Camorra aveva selezionato e portato a fare questa attività. Che voglio dire con questa discussione? Che la sicurezza si collega anche a un progetto lavorativo e di investimento, cioè pensare che si fanno interventi del tipo, come si dice, portiamo la task force, oppure riportiamo una serie di operazioni, ma non diamo un progetto, una progettualità all'interno di queste strutture. E di questo territorio crea una grande preoccupazione, che si va sempre di più svuotando. Cioè i progetti industriali, i progetti che riguardano l'occupazione, non ci stanno.
i progetti di prospettiva, se noi andiamo negli istituti tecnici, se andiamo negli istituti professionali, se andiamo anche nei licei e facciamo un momento di formazione con i ragazzi che escono dal quinto anno, e loro ti guardano e dicono: ma noi che prospettiva abbiamo? Nella migliore delle ipotesi possiamo andare a fare un po' di precariato all'interno di un call center, e vi dico, venendo da quell'esperienza sindacale, che però nei call center, come si dice, lo sfruttamento raggiunge punti di massima e di qualificazione. Allora, il lavoro di questo tipo, coniugato poi a una grande piaga, perché o noi ci soffermiamo una volta e per sempre, sì, e sono dei punti che mi fa piacere aver sentito qua, l'assenza di vigili, ma l'assenza anche dei servizi sociali animali. Guardate, andiamo a vedere municipalità per municipalità il dato della presenza dei servizi sociali, sapendo che gli operatori, gli assistenti sociali debbono svolgere attività di reddito di cittadinanza, attività di monitoraggio, attività di informativa rispetto al tribunale e rispetto a una serie di attività, attività rispetto all'intervento per i processi di separazione e assegnazione dei minori. Ma che tempo hanno per proporsi sul territorio e interagire con la scuola e confrontarsi? Se si dice che voglio fare un investimento alla, alla luce dei vari decreti che si fanno, non si fa un ragionamento di questo tipo serio, articolato, oppure si continuano a proporre l'assunzione dei servizi sociali a saltuario, a tempo determinato, pensando che un assistente sociale lo si può lavorare per 3 mesi, poi lo si piglia, lo si butta nel panno, mentre si era formato una certa esperienza, aveva interagito col privato sociale, con la forza del volontariato, ma anche con le famiglie, ne aveva conosciuto la qualità e la presenza. E quando non c'è questo tipo di investimento, ed è grave, questa è la mancanza dello Stato. La mancanza dello Stato è in questi elementi fondamentali. Poi c'è tutto il ragionamento che condivido sul fatto che anche a sinistra, visto che è chiaro che ci riconosciamo in un'idea di sinistra così come abbiamo presente, dovremmo confrontarci sul senso della sicurezza sociale, dell'elemento della sicurezza sociale, però dobbiamo anche capire il lavoro che c'è a monte, cioè il lavoro che c'è a monte non c'è completamente. Io sono preoccupato, lavoratore sociale, sindacalista, ma anche da padre, cioè io vedo uno stato di sbandamento, di mancanza di assegnazione di punti di riferimento, per cui non si può demandare alla famiglia e alla scuola e pensare che tutto il resto, che una rete sociale che noi stiamo provando a fare anche con le associazioni, anche qui, anche con una serie di interventi, ma che manca di un pezzo fondamentale. E qui, come si dice, mi sento di fare una denuncia forte, perché so che è stata fatta, il decentramento amministrativo nell'area di Napoli. Ma scusate, ma le municipalità, bravo, che cosa producono dal punto di vista dell'impegno sociale? Cioè i presidenti di municipalità, per non dire gli la pletra degli assessori, alcuni con deleghe che roboanti, che basterebbe dire alle politiche sociali, preferiscono dare una serie di cose. Quante riunioni fanno per interagire su questa cosa? E concludo lanciando un altro assist alle tante iniziative che ho fatto con Samuele. Samuele, noi siamo stati insieme e siamo stati anche ripresi insieme per quella bella iniziativa quando spararono la piccola noia. Io passo per Piazza Nazionale 2 volte al giorno, è una delle piazze di spaccio più forti, con potenzialità più forti che c'è. C'è un piccolo decentramento, sì, però a Noemi è Piazza 4 piazza dove stanno i carabinieri, no, però, però verde, scusami, in quella piazza io e Samuele, come si dice, sentimmo fiumi di parole, fiumi di interventi, mai più. Vengo colpito ogni volta da quel bellissimo murale, sì, io sono un fan dei murali, da Giori Talto, di Noemi che mi guarda seguendomi in tutta la piazza. E mentre guarda me, però guarda con gli stessi occhi gli spacciatori e dice: siete venuti, siete stati 10 minuti, ma la piazza è nostra. Arrivederci, grazie. Ciccarelli. Sì, vi aggiungo che mi chiamo Vittorio e che mi occupo di organizzare le associazioni contro il racket e sono un componente del comitato scientifico di Polis. Però io voglio parlare da spiegato da questi miei impegni, sì, voglio parlare da curioso, da chi come Antonio Bassolino è attento a capire e a leggere le cose che avvengono in questa città. Io penso che
la vicenda di questo ragazzo deve farci prendere coscienza che a ciascuno merita un pezzo di vergogna. A tutti quanti. Poi, a chi più e a chi meno. Forse a noi un po' di meno, a noi, a molti di noi un po' di meno, perché dovete ricordare che noi abbiamo fatto una iniziativa sulla sicurezza nell'antisala dei Baroni, circa un anno fa, e abbiamo avuto il coraggio, diciamo, di mettere al centro questa discussione, che nel deserto assoluto, perché nessuno parla di queste cose, se non a valle di ciò che accade, ma è appunto a valle di ciò che accade. E guardate, io di questo cinismo politico veramente non lo sopporto più. Questo cinismo politico di avere la capacità di gestire l'emotività del dolore, il modo da aspettare che l'onda lunga passi e poi tutto resti com'è, veramente è una cosa che dovrebbe, personalmente mi indigna, non la sopporto più questa cosa. Ora noi abbiamo avuto una risposta forte di fronte all'uccisione di questo ragazzo, l'abbiamo avuto per vari motivi, non ripeto le cose che diceva Samuele, perché non l'abbiamo avuto per il ragazzo di Mergellina, non l'abbiamo avuto per molti ragazzi, l'abbiamo avuto per questo ragazzo perché, diciamo, non era un figlio della povertà, mettiamola così, non era un figlio della povertà educativa e non era un figlio della povertà, ed era inserito in un contesto, per carità, che fa onore alla città, la Scarlatti dei ragazzi, io conosco Russo, è una persona molto degna e quindi fa un'opera veramente meritoria. Ora la mamma di questo Giovan Battista, vedremo dove approderà quando il suo dolore, che ovviamente va rispettato, comunque si esprime, ma vedremo dove approderà questo dolore di questa mamma. Per ora, purtroppo, ripeto, lo dico con un rispetto profondo, certo, bravo, con bravo, un rispetto bravo, profondo, bravo, per ora si è consegnato a coloro i quali lei avrebbe dovuto chiederne conto della morte di suo figlio. Perché la storia dei ragazzi armati, la storia dei bambini con i coltelli, non è nuova. Noi ne parlavamo già nell'antisala dei Baroni, nella sala della doccia. Sì. Nel comitato scientifico di Polis abbiamo scritto, abbiamo parlato, sempre inascoltati. Autorevoli intellettuali ne hanno scritto anche sui giornali, inascoltati. E questa cosa non può avere indulgenze, non può avere indulgenze rispetto alle responsabilità di chi doveva fare e non ha fatto. E anche la nostra, che ci siamo ritratti in casa e non sappiamo più chiedere e pretendere le cose giuste di cui abbiamo diritto, a partire dalla sicurezza e poi a partire e poi il lavoro, e poi il degrado, eccetera, eccetera. Adesso c'è un altro fenomeno che pure, insomma, incomincia a diventare, non ho molto apprezzato, non so se tu c'eri, non ho molto apprezzato questa iniziativa fatta nel Consiglio Comunale di Napoli di Patriciello e di Manganiello, una cosa promossa da Marisca. Esatto, per fortuna non c'è, fatto bene, perché questa cosa incomincia a essere punibile. Lascia stare i contenuti, i brevi di destra, ha un altro segnale,
ha un altro segnale, siccome ci sta Don Ciotti, siccome ci sta Farnese, siccome ci sono tanti preti, diciamo, che sono schierati su un fronte progressista, apriamo un fronte dei preti di destra, perché Manganiello, io conosco benissimo, non ha mai nascosto le sue simpatie a destra. Quindi voglio dire, allora questo tentativo adesso di creare i preti di destra contro i preti di sinistra è un'altra cosa su cui io chiederei alla Chiesa e a Battaglia, che ha avuto delle parole così belle, ma le parole spesso sono gratuite, sono gratis, uno se le studia, poi vediamo se a queste parole ci sarà un seguito. In quella occasione della discussione che facemmo nella sala della loggia, io con qualche pugno mi permisi di avere coraggio e di abbracciare la tesi che Antonio stasera ha ripetuto, cioè che la sicurezza non è mica della destra, noi gliel'abbiamo regalato. Bravo. Con la nostra inerzia, certo, e con il nostro fanatismo, noi gliel'abbiamo regalato, perché noi tra la discussione ci vuole più prevenzione e più repressione, noi abbiamo sempre, forse anche perché siamo inclini a queste cose, per carità, è anche giusto, abbiamo sempre abbracciato il tema della prevenzione. Abbiamo, come giustamente adesso ha fatto Barba, Osvaldo, giustamente, perché tutte queste storie sono figli del degrado, di una povertà immateriale, immateriale ed educativa. Quindi è un complesso di povertà che hanno generato degrado, di cui anche noi siamo responsabili, come da qualche parte si scrive, ho letto Marone, insomma, qualche guaio l'abbiamo fatto anche loro, per carità, l'importante è riconoscerselo, no? Però, qua mi ricordavo che è uno specialista della materia, se noi vogliamo continuare ad insistere giustamente che dobbiamo intervenire sulla prevenzione e non coniugandolo con la repressione, siamo sulla strada sbagliata, perché se mettiamo mano oggi con provvedimenti veri sulla prevenzione, abbiamo risultati fra 30 anni. Scampia insegna, a Scampia le cose sono migliorate, ma a Scampia noi abbiamo un tessuto, una rete molecolare di associazioni che sono delle persone eroiche, alcuni un po' meno, alcuni un po' meno, ma la stragrande maggioranza delle associazioni, per esempio tutte quelle stimolate e seguite dai gesuiti di Scampia, sono una preziosità, che hanno fatto un lavoro che veramente Mattarello dovrebbe chiamare al Quirinale e premiarli tutti, perché tempo ci è voluto, ma Scampia è cambiata, è molto cambiata. Poi è chiaro che i fenomeni della criminalità, perché la Camorra è fatta di mille facce, i fenomeni si spostano da Scampia a Melito, poi a Casamatore, e poi, quindi questo è chiaro. E quindi allora la povertà educativa non si risolve in un mese né in un anno. Noi dobbiamo pretendere di risanare il degrado dei nostri quartieri e delle nostre periferie, ma nel contempo noi dobbiamo parlare di repressione. Io lo dissi allora, non c'era molta simpatia nell'aula quando lo dissi, lo ripeto ancora oggi: occorre un patto con la città per una repressione educativa democraticamente condivisa. Sono termini che confliggono tra loro, lo capisco io benissimo,
Però riflettiamo, se noi riusciamo ad aprire un dibattito in questa città che dura 6 mesi, che dura 8 mesi, che coinvolge giornali, chiesa, scuola, agenzie educative, istituzioni, forze dell'ordine, le forze dell'ordine che devono fare il loro dovere, perché non è tanto il problema del numero degli agenti, ma che fanno questi agenti? Ma com'è possibile che alle 4 del mattino non si ferma una pattuglia e dice: voi che state facendo per la strada? Mi fai vedere i documenti? E se quello c'ha la pistola, quando vedo poliziotto cerca di scappare. Si chiama omissione, non repressione. Omissione. No, no, ma le leggi già ci sono. Esattamente. Allora va bene, correggo, mi aiuti. Cioè non è possibile, non è possibile. Cioè 400 agenti in una giornata. Ma ce ne vogliono 40 in 400 giornate. Bravo. Con un lavoro serio, di intelligence. Ma volete che non si sanno chi sono le famiglie caporliste di Casavatore, di Ponticelli? Ma volete che non si sanno chi sono i ragazzi a rischio? E se si fa un po' di intelligence, che se li seguono fino alla metropolitana di Chiaiano e li fermano e dicono: chi sei? Fammi vedere che c'è addosso. Però per fare questo occorre un patto con la città. La città che deve essere democraticamente consapevole e lo deve condividere. Se riusciamo a fare questo, abbiamo fatto un passo avanti e ci possiamo vergognare un po' di meno di ciò che è accaduto. Morra. Posso dire? No, perché devi. Chiedo perché. Non posso girare anche io. No. Un secondo. Io, come gli altri, sarò estremamente rapido su un tema che richiede naturalmente tanta attenzione, di analisi e soprattutto, mi permetto di dire, anche di proposte su che fare. Quindi ringrazio Antonio Bassolino per averci proposto un momento e una sede di primo confronto, di prima discussione. La sua passione civile e politica credo che sia determinante in questa fase della città per andare avanti su un tema che è un tema che soffoca la città. E quando dico città intendo dire l'area metropolitana. Quindi mi permetto di dire che considero questo primo momento un approccio, perché il tema è così importante, così profondo, che non solo va analizzato e approfondito, ma anche sistematizzato su un punto chiave, che è che fare, perché altrimenti diventa qui per tutti noi un importante momento di riflessione. Sono d'accordo, Antonio. Ma la riflessione deve seguire, penso, una iniziativa conseguente. Io sono d'accordo su una definizione, diciamo è anche la mia. Siamo in una città inquinata, malata, il cancro non agisce su un corpo sano, ma su un corpo corrotto, un corpo malato. E quando la mamma di Giorgio dice: si sono scontrate stanotte due città, dice una cosa giusta che io ho voluto apprezzare incontrandola al concerto che c'è stato, ma è anche una cosa parziale, perché Napoli non è soltanto l'aspetto di due mondi, ci sono molti mondi. E c'è un mondo lontano, sordo, cieco, senza parole, ed è il mondo ampio della borghesia, di tanta parte
della nostra articolata società che al di fuori non interviene, guarda, assiste, chiede, pretende e basta. E allora ecco perché è una città malata, ma è malata in molti aspetti. Quando Antonio diceva la camorra si comporta da Stato nello Stato, non da antistato, ma dove sta? Insomma, la camorra dirige dalle carceri, abbiamo capito, o no? La camorra dirige dalle carceri, ma come arrivano telefonini e altro? È un punto o è un punto che dobbiamo ignorare? La camorra agisce investendo tutti i rami della società, giustamente veniva ricordato che si avvale gli specialisti, la cosiddetta camorra imprenditrice, per capirci, non potrebbe essere l'antica camorra di Pasqualone di Nola, è la camorra che porta i capitali all'estero, che esporta i capitali all'estero, quindi è un pezzo consistente dell'antistato che diventa Stato. E perché diventa Stato? Perché finanzia la sua struttura. I camorristi, in galera, eccetera, le famiglie vengono, come lo vogliamo considerare, retribuite, assistite, aiutate, la cosa è certa, distribuiscono stipendi ben codificati. Allora io credo che tutto questo sia la conseguenza naturalmente non dell'ultimo episodio, neanche del penultimo, ma di uno stato politico-sociale nel quale la responsabilità grande della politica non trova confini. E per quanto mi riguarda, consentitemi di dire da vecchio compagno, da stagionato compagno, che io attribuisco gran parte di questa situazione alla deresponsabilizzazione, e uso la parola che ritengo più giusta, alla diserzione della sinistra rispetto ai suoi doveri nei confronti della società complessivamente considerata, dai giovani Antonio e quindi dalle scuole, dalla formazione, dall'educazione, a noi, ai cittadini, e aver mollato progressivamente sul fronte, come dire, dei diritti, ma anche dei doveri, Gianvino, Samuele, ha determinato quello che molti di noi ritengono, considerano ed è vero, la libertà alla destra di appropriarsi di temi e questioni e di portare avanti il modo di ecologia. 400 agenti, è stato ricordato, quindi non ripeto. Vanno una volta di qua, una volta di là, non si risolve niente. Allora, questa società inquinata dal berlusconismo al quale la sinistra in tutte le sue articolazioni non ha saputo opporsi, né dialetticamente né politicamente, né culturalmente soprattutto, perché qui abbiamo perso la battaglia, la rinuncia codarda alla battaglia culturale contro il permissivismo generale, ha determinato la deresponsabilizzazione. La deresponsabilizzazione totale. Sarò brevissimo, ma a Casalnuovo, ma non solo a Casalnuovo, purtroppo, dovunque nella provincia di Napoli si sono costruiti pezzi di città, decine e decine di fabbricati. Ma possibile che il mio sindaco, che un amministratore, un capitano dei vigili urbani, né i carabinieri, né la polizia, né la guardia forestale, né la guardia provinciale sarebbe accorto di nulla. Ma com'è possibile? E allora ecco la storia che dicevi tu. Ecco la storia che dicevi di un paese e di una realtà malata e inquinata. E cioè che la camorra è nello Stato. Perché anche non voler vedere, non voler sentire e non voler intervenire significa complicità. Complicità, le cose vanno dette con loro nome preciso. Noi, per non dirlo, per decenni ci ritroviamo in questa condizione. E allora,
Antonio parlava di sicurezza come nuovo diritto civile, ma è in discussione questo tema. È possibile che dobbiamo riaffermarlo ancora oggi, voglio dire, perché? C'è una responsabilità nostra? Io penso proprio di sì, una grande responsabilità ideale, valoriale, etica, e quindi politica. Ed allora ecco che oggi venirne a capo è un problema drammatico, ed ecco perché, come ho iniziato, passo e dico che siamo a una prima fase, un primo momento in cui un gruppo ci si ritrova per affrontare un tema che è un tema di medio-lungo periodo. E allora ci vuole il coraggio, diceva Pasolino, io concordo, di riprendere, di lanciare, avviare una grande battaglia sociale, civile e politica. Sì, gli sceneramenti in capo non sono quelli degli anni Ottanta, quando con il vescovo di Acerra in testa facevamo i contea di Camorra, eccetera. È cambiato tutto, è cambiato anche il personale politico. Io ho ascoltato, dice, le municipalità, ma come stanno un po' cambiate le municipalità? Oltre, voglio dire, alle questioni di risorse e di attrezzature, è il personale politico, è la capacità, è la forza politica di portare avanti un progetto che non mi pare di cogliere nella nostra, purtroppo, nella nostra realtà. Ed allora, per concludere, mi permetto di dire che siamo appunto agli inizi di una battaglia che va fatta. Chi ha queste sensibilità deve continuare questa battaglia, perché altrimenti anche senza volerlo diventa una diserzione anche questa. La proposta, un abbozzo di idea, potrebbe essere quella di cercare di allargare intorno a sud, intorno a te, associazioni, e ognuno la pensi come vuole, il sindacato. Certo, per migliorarlo. Non sarei chiuso rispetto alle forze politiche, evidentemente, ma può esserci una seconda fase, in rapporto anche ad un parallelo discorso che deve presidere il Consiglio Comunale. Perché giustamente, come ricordavi, e condivido, i livelli sono almeno due di questa battaglia. Uno è quello nazionale e l'altro è quello locale, territoriale. Io credo che bisogna lavorare, nessuno di noi ha la ricetta, bisogna lavorare per delineare una piattaforma programmatica, un programma per Napoli e direi per la rinascita civile, sociale, lavorativa e morale della nostra città, un programma per Napoli, che non può essere un programma speciale richiesto soltanto al governo così, ma anche il governo deve essere incalzato sulle questioni della repressione, perché senza controllo e repressione non ti va da nessuna parte. Vengono a controllare me con la macchina che si vede che sono una persona matura, tranquilla, se vedi in macchina, cioè, mi fermo per fare i controlli, ma alle 4 di notte del mattino pochi controlli vado facendo, è stato ricordato e non mi ripeto, a partire da lì. C'è una questione che riguarda e che investe, naturalmente parlando di interventi repressivi e quindi anche di anticipazione delle cose, dei processi criminali, una vera realtà, la inadeguatezza delle strutture che ci stanno a presidio della nostra, come dire, libertà e dei nostri diritti di cittadinanza. Quei pochi che ci stanno fanno quello che possono, ma non è più possibile tollerare. In una città come Napoli, l'hai ricordato, ma è possibile che sotto il comune, a piazza municipale, ma non ci sta qui, non ci sta la pattuglia, non si fa niente. Non è possibile. Dobbiamo ribellarci a questo. I problemi del lavoro, perché
senza questo non, non si fa niente, quindi i problemi dello sviluppo, i problemi della scuola, il risanamento urbanistico, le strutture sociali. Finisco ricordando un fatto, tutta questa baracca tragica di Caivano si risolverà nel fatto che metterà in ordine la palestra. Vedrete, metteranno in ordine la palestra, come se fosse l'intervento dirompente, strategico, che avvia un nuovo punto. Ma se andiamo alla fine di via Gianturco, all'innesto della strada statale 62, per il comune vecchiare, c'è e piange un impianto sportivo costruito all'epoca con piscine e campi da tennis, del tutto distrutto. Qui sono passate 40 anni, ma nessuno è passato mai all'altro. Nessun sindaco di ieri e di oggi, nessun consigliere comunale, nessun presidente di municipalità, nessuno capo dei vigili urbani, carabinieri, nessuno. Se vi capita, date uno sguardo. Se vi capita, date uno sguardo. Io abito di là. Se vi capita, date uno sguardo. Ed allora, due livelli, io chiuso, nazionale e territoriale. Potrebbe essere, non hai bisogno di alcun input, ovviamente, in questa direzione, sulla base anche di una elaborazione compiuta, di un confronto a più voci e a più forze, ma anche partire con un grande momento di attacco in Consiglio Comunale. Questo sindaco e questa maggioranza debbono fare i conti con la realtà. E il sindaco è andando e via, stiamo facendo la filosofia. E il sindaco e fa, ognuno ha la sua filosofia, quindi hai la tua e ti ascolterò con attenzione. Però non è possibile avere. E allora rassegniamo, che bambini, allora stiamo andando. Da poco c'è la partita e possiamo andare a casa. Quindi il mio appello, vado, è di continuare in questa direzione. Enrico Pennella. Parliamo di minori. Quasi bravo, Nando, quasi. E ti ringrazio. No, io sarò veramente brevissimo. Scusate. Presidente Pennella. Anche perché ero venuto ad ascoltare tutto, perché quando mi avvicino a un tema del genere così drammatico, non mi sento. Lo faccio con grande timidezza. Volevo fare solo qualche brevissima considerazione, anche alla luce delle cose che abbiamo ascoltato. Ringrazio Vittorio per avermi detto stasera che dobbiamo pure fare attenzione ai premi di destra e di sinistra, che è stata una novità che io non conoscevo ancora, questa differenziazione che abbiamo anche sul nostro territorio. Ringrazio Antonio per averci offerto una serie di discussioni di questo. Io mi sarei aspettato in queste giornate che il Consiglio Comunale di Napoli, innanzitutto, si facesse un'assemblea aperta con la città metropolitana, con la stessa regione, con i comuni, come sarebbe stato doveroso, non come atto formale, ma come segnale vero di vicinanza per un dramma di questo tipo. Noi stiamo vivendo una inerzia totale. Io non mi sento di parlare di proposte, io sono troppi anni e faccio parte, lo dicevo ad Antonio quando sono venuto, mi sento un napoletano deluso e prossimo alla risa da quello che vedo. Perché lo stato di inerzia di questa città e di questo territorio io non lo ricordo a memoria mia da sempre. C'è un appiattimento totale, ma a tutti i livelli, a qualunque livello, e questo naturalmente non può che incidere anche in un senso di insicurezza dei cittadini. Però quello che io ci tenevo a dire, che io ho paura proprio per quello che da tutta una vita sento, quando vengono queste vicende drammatiche, noi rischiamo di mettere insieme due cose fondamentali che devono camminare insieme, ma che hanno tempistiche assolutamente diverse. Quando noi parliamo di cultura, quando noi parliamo di combattere il disagio, quando noi parliamo di combattere la miseria, quando noi soprattutto chiediamo lavoro per questa città, noi non dobbiamo dimenticare che queste cose richiedono anni, anni, anni e grandissime risorse. E mentre chiediamo queste cose, che peraltro le chiediamo in modo inefficace perché continuano a non arrivare, c'è il problema della sicurezza quotidiana. Il problema dello Stato che deve dare risposte ai cittadini sul piano della tutela e della sicurezza. Ora, Samuele, io mi immagino una cosa.
se quella disgraziata notte quel criminale giovane avesse sparato e la fortuna avesse voluto non colpiva quel ragazzo. Io sono sicuro che videocamere, indagini della polizia avrebbero preso questo ragazzo e l'avrebbero messo in sicurezza. Quanto tempo sarebbe stato in sicurezza questo ragazzo? Dopo quanti giorni, settimane, forse mesi, noi ci saremmo trovati lo stesso giovane criminale, secondo me, ai limiti del recuperabile e di una pericolosità sociale ormai quasi paragonabile a quello di un criminale ingallito, non certo solamente per colpe sue, naturalmente, anche per gravi colpe dello Stato, ma questa è la situazione. Noi dopo quanto tempo ce lo saremmo ritrovati a Piazza Municipio, a Via di Villa, a Ponticello o a Scampia con quella stessa pistola in tasca in grado di ammazzare qualcuno? Allora, mentre noi pensiamo a dare delle risposte che siano risposte durature, vere, serie, per questo territorio non merita, noi dobbiamo anche dire, secondo me con altrettanta chiarezza, che lo Stato è assente, lo Stato, le istituzioni locali sono assenti sul piano della sicurezza, quello che si fa è pochissimo, c'è un'insicurezza totale. E io voglio dire, anche a costo di uscire fuori dal tema di stasera, che tutta questa invasione di turismo, benedetta che Dio venga, che aumenti ogni giorno di più, sta funzionando su di noi come un grande anestetizzante, perché ci sta facendo dimenticare a noi come cittadini spesso i problemi, ma anche alle nostre istituzioni, perché ormai la città che va e che è in condizioni secondo me disastrose, in assoluta continuità con i 10 anni di Magistris e secondo la mia opinione addirittura per certi aspetti peggio, perché in questo momento non sta cambiando nulla in meglio, con una differenza, che quando c'era De Magistris, e io ero tra questi, stavamo dalla mattina alla sera a vista amministrazione nascita. Oggi non lo puoi dire perché i giornali non lo dicono, e i politici ormai, voglio dire, è tutta una melassa completa, per cui praticamente se tu dici qualche cosa, vabbè, ma non vi ricordate che stavamo, stanno peggio. Oggi a tutti i livelli così. Allora questa inerzia che fa sì che se si brucia un'installazione in piazza Municipio rimane là bruciato, se un marciapiede non funziona rimane là bucato, se qualche cosa non va bene in questa città, vabbè, ma sì, sì, come facciamo questa cosa, questa inerzia non può che ripercuotersi anche sulla sicurezza, perché la sicurezza di una città non è solo la polizia per strada che manca, e che per uno come me, per esempio, che vive la città in orari strani, perché sono sempre stato estremamente mattiniero, la mattina, guardate, voi potete girare la città in lungo e in largo, una divisa non la trovate, ma neanche se dovete partecipare a un gioco che vincete qualunque, non la trovate, per ore e ore la mattina presto, insomma anche orari pericolosi. E poi, e l'ultima cosa, e chiudo, scusate, forse ho parlato un po' di più di quello che avevo promesso, ma voglio dire, la sinistra è un vizio d'origine, noi dobbiamo riconoscere una diffidenza verso la divisa, una diffidenza che non ha portato a consegnare alla destra il tema della sicurezza. Noi abbiamo semplicemente rinunciato a discutere di sicurezza, abbiamo avuto una timidezza, una paura a poter dire che oggi i cittadini, i più deboli, quelli a cui la sinistra deve pensare, sono i lavoratori che hanno paura a uscire per tornare a casa, andare a lavorare, che per andare a lavorare, la povera gente, il pensionato, a questa gente, noi come sinistra dobbiamo dare il risposto e dobbiamo secondo me uscire dall'ambiguità che ha caratterizzato sul tema della sicurezza la sinistra per troppi anni. Grazie. Grande e le caserme sono chiuse in questa città, dopo le 5 le caserme sono chiuse, se ci fanno un furto non sappiamo che andare, qui non si aprono le leggi. Sì, di Franco. Sì, sì. Allora, innanzitutto mi presento, Franco Verde, socialista, medico ospedaliero in pensione. Sarò brevissimo, per modo di dire, innanzitutto se vuoi, ti sento, spessissimo, se me ne devo andare a nevare, figurati. Ti sento spessissimo a Radio Radicale e ti apprezzo. Ieri sera hai dato una grande notizia che bisogna sapere. A Poggio Reale 2100 detenuti, in tutta la Calabria ci sono 10 istituti che reggono 2100 detenuti. Questo è già da un segno. Secondo, Antò, una cosa clientelare ti devo chiedere, perché Sbarra me l'ha fatta venire in mente questa cosa. Arrivano 44 assistenti sociali dalla regione, 20 vengono distribuite nelle 10 municipalità, 24 a San Giacomo. Chi conosce il comune, chi ha fatto l'amministrazione, 24 a San Giacomo.
Antonio, allora ti prego di tornare il passo di uno di quanto stava nella sinistra ingraiata. Sti 24 a Palazzo San Giacomo non ci posso stare. Mo entro nel merito. Innanzitutto grazie a te. Grazie a te per la tua sensibilità di tenere ancora questa fiamma, che è una delle poche fiamme che sta in città. Tu ti sei lamentata dai ragioni all'inizio. Vorrei che ci fossero tanti posti in cui si parlasse della condizione in cui vive la nostra società. Andò, non c'è stanno, che è una società in declino, una società in cui la cultura è andata indietro, la solidarietà è andata indietro, il senso del bene comune è andato indietro, e dove purtroppo ai libri, alla lettura, che sono stata fondamento del nostro essere, fino solo alla terza media, siamo stati a questi social che, se utilizzati bene, sono importanti. Ma hanno contribuito soprattutto ad allontanare la gente dalla riflessione e a far crescere lo spirito. Quindi il tuo disagio, che è il nostro disagio, viene da una società che sta calando, un decalage, un degrado sempre maggiore di questa società. Vittorio Ciccarelli ha detto una cosa giusta, deve mettere insieme repressione e prevenzione, dato che si sono concetti che noi dobbiamo fare. Questa sarebbe anche la novità di una sinistra riformista. L'innovazione in che cos'è? Nel dire no alla solo prevenzione alla shline, oppure solo repressione alla destra? No, invece questo schema, l'ha detto Antonio Antonio Interesse, con coraggio, sostenere la necessità di mettere insieme repressione e prevenzione senza dare la privativa alla destra di fare praticamente quello che sta facendo con l'alto impatto. Però, amici miei, chi lo voglia bene a tutto quanto, a chi conosce e a chi non conosce, non ci vede tanto buono, scusate se non vi saluto tutti, però oggi questo paese, viviamo in un paese in cui due sono gli elementi fondamentali su cui anche noi abbiamo perso del tempo, noi della sinistra, innanzitutto le riforme. Fare riforme vuol dire vincere le resistenze ubiquitariamente indovate, dove ci sono rentiere, parassitismo, interessi particolari, e qua ci vuole una classe politica che, come diceva De Gasperi, non guardi alle prossime elezioni, ma abbia il coraggio di puntare alle prossime generazioni. Ci sta, alla luce del degrado sociale, alla luce del decalage, io sono al di sotto di ogni sospetto, insieme a Pennelli e Bassolini, andando a dire queste cose. Di questa società, vera, se parliamo di quando noi facevamo politica, ma oggi ci siamo qui al di sotto ogni sospetto nel parlare, ma c'è una classe politica in grado di avere una visione lunga di prospettiva, e non è possibile, non c'è. Quindi questo è un elemento importante, le riforme vuol dire coraggio, abbattere i privilegi, sapere che oggi ti dico no, sapendo che farò il dovere. Ma accanto a questo, che veramente mi avvio a chiudere, invitandoti Antonio a continuare ad andare sempre avanti con questo entusiasmo che fa rinascere anche chi come me oggi aveva difficoltà a venire veduto stesso. Però, amici miei, noi abbiamo un debito di 2.859 miliardi, quest'anno altri 14 miliardi, che significa meno welfare, non voglio dire, c'è un problema di risorse. Allora, quando mancano gli agenti, quando Enrico Pennelli si scende la mattina e non viene una divisa, quando sbarra dice che sono assistenti sociologi, non parliamo del dramma che Samuele ci descrive puntualmente, intorno dalle 22.30 e le 23.30 spesso nelle carceri. Amici miei, qua c'è un problema di risorse, e purtroppo dobbiamo tornare alle nostre radici. Non aspettiamo che la gente magnifica gente, come diceva Vittorio, che si è impegnata alla partecipazione. Ma dove sta questa gente magnifica? Ricordate Nanni Losco, Nizzi, gente magnifica gente. Ma vedete la gente, Nando, tu vedi la gente che abbia la passione di fare quello che facevi tu con Don Ribondi ad Acerra 43 anni fa. Ma dove stanno? E non ci sono, non c'è. Questo è il paese del lì. Però devo dire, qua dobbiamo andare alla radice di sinistra. Amici miei, compagni, amici, in questo paese voglio fu massimalisti, voglio fu l'uomo di sinistra, non quella che sta adesso, come diceva Grazia parlando dei comunisti, ma di sinistra. Questo è ancora un paese in cui ci sono tante disuguaglianze. Il 15% di persone che
soldi, l'85% che sta diversamente. Non, si fa finta di attaccare le banche in quel modo così improvvido, non si mette mani a tassare le multinazionali alimentari, farmaceutiche e quant'altro. La tassa di successione messa in piedi da Einaudi prima della prima guerra mondiale, ma voi veramente io dico il bene del bisogno, mettiamo più ordine dove ci sono le risorse, si fa una vera caccia all'evasione fiscale. Anche la legge sul contrasto di interesse non si potrebbe fare. Allora, se noi non avremo risorse, parleremo, mancheranno gli assistenti sociali, nessuno andrà a aggiustare quel campetto che sta a Gianturco, non c'è niente da fare. Allora accanto, ma per fare tutto questo occorre una classe dirigente, cioè politica, classe dirigente e cittadini in grado di guardare in questa direzione. Le condizioni attuali della nostra società ci consentono di ipotizzare andò una classe dirigente che è quella in cui siamo cresciuti noi. Io non credo, è molto difficile. E quindi naturalmente credo che ci siano grandi difficoltà e forse dobbiamo, anche per l'età che abbiamo parecchi di noi, io sono coetaneo di Vittorio, tra Antonio e Vittorio, ci dobbiamo rassegnare che non so dove si troveranno le energie per fare quello che giustamente dice Nanni, chiamati sindacati, la politica, l'associazione. Questo è tutto, ho grazie. Finito, mi chiedo scusa perché intendo l'impegno precedente. Grazie a te. Però ho fatto grazie una raccomandazione cliente della Rasoli, che devi far sapere queste 24 assistenti sociali a Palazzo Santani e che fa. Consulente Vittorio Ciccarelli. Scusate, abbiamo ancora alcuni interventi e poi concludiamo. Allora, io sono a Palermo. Sono stato dirigente al Comune di Napoli per più di 15 anni e mi scuso per questo se sono qua con un intervento un po' tecnico. Condivido le cose, condivido le cose che sono state dette e voglio in maniera schematica da un lato diciamo accogliere la premessa che ha fatto il Presidente che questo è solo un primo momento in cui delineiamo una serie di tematiche e quindi in maniera molto schematica presenterò diciamo tre punti che ripeto sono una visione un po' tecnica delle politiche sociali. Il primo punto è la mancanza di un intervento precoce. Cioè noi aspettiamo sempre che si arrivi alla devianza, poi si deve recuperare, poi si deve reinserire, ma interventi di politica precoce che abbiamo anche avuto delle buone pratiche negli anni, purtroppo sono stati demoliti. Io faccio solo un esempio che sicuramente alcuni di voi conosceranno. In alcuni anni passati, negli anni 2000, abbiamo realizzato un'iniziativa chiamata adozione sociale, cioè era un'iniziativa che a livello nazionale era la più precoce possibile, cioè non dico nel momento della gravidanza, ma nel momento del punto nascita, appena nasceva un bambino, c'era un sistema molto complesso e articolato che permetteva di evidenziare dei focus delle difficoltà nel nucleo familiare. Immediatamente scattava l'intervento dei consultori familiari e dei servizi sociali. Questo significava non solo un aiuto al minore che deve nascere, ma significava principalmente l'aiuto e il sostegno alla famiglia nel suo percorso di sviluppo delle capacità genitoriali. Allora, questo secondo me deve essere il faro che ci deve guidare per impostare tutte le politiche. E dirò di più, dobbiamo anche lavorare un po' con politiche individualizzate, cioè oggi nessuno di noi è uguale agli altri, per fortuna, quindi non si può lavorare un intervento uguale per tutti. Sempre in questo programma, mi ricordo, si crearono delle problematiche per le famiglie che avevano minori, famiglie immigrate. Immediatamente, come comune,
facemmo delle collaborazioni con dei mediatori culturali, perché quando nasceva il bambino all'Annunziata, all'ospedale X, se appunto nasce del Policlinico, lo ostetrica doveva capire la persona che stava partorendo che non era italiana, e quindi c'era e scattava un percorso continuo. Tra l'altro questi mediatori li abbiamo poi messi anche a disposizione del tribunale per i minorenni, perché spesso manca. L'altro aspetto di cui voglio parlare è che questi interventi sono interventi complessi, quindi c'è bisogno di molta formazione integrata agli operatori, c'è bisogno di supervisione, di integrazione. Quando dico integrazione, dico una cosa che oggi purtroppo non riesco a vedere. Il comune deve dialogare, infatti l'unica volta che ho sentito la parola medico, cosa è andato verso, è stata dal medico qua, cioè l'ASL, ma che cos'è? È una nazione estranea. I servizi dell'ASL che danno sostegno alle famiglie, ai disabili, alle persone con disagio psichico, cioè c'è bisogno di stabilire una complicità, un rapporto continuo tra comuni, municipalità, scuole, ASL, giustizia minorile, tribunale ordinario, giudici tutelari, terzo settore, organismi della regione. Ovviamente questo costa, e costa, ma bisogna stabilmente, in maniera strutturata, fare. Secondo punto, ma qualcuno di voi ha sentito la parola università? Io non l'ho sentita. Cioè, bisogna collaborare con i dipartimenti universitari. Cioè, noi abbiamo dei dipartimenti universitari che studiano delle politiche nelle città in tutto il mondo, ma non riescono a dare un contributo a quelle che sono le analisi e le proposte di intervento nel comune di Napoli. Io ancora adesso collaboro con il Dipartimento di Scienze Sociali, sono lotte continue e non riusciamo a sapere quanti ragazzi sono in carico nelle comunità di accoglienza napoletane, quanti ragazzi stanno per uscire da Nisida, non riusciamo ad avere una statistica. E allora i dipartimenti di scienze sociali, scienze dell'educazione, medicina, psicologia, cioè noi dobbiamo arrivare a capire che da soli non possiamo assolutamente affrontare queste problematiche così complesse. L'altro, vado molto velocemente, abbiamo perso la presenza dei tavoli nazionali. Con la legge 285 del 97 si istituì un coordinamento nazionale di tutti i comuni riservatari di questa legge. Il comune di Napoli era tra i più apprezzati nel coordinamento nazionale e riusciva a avere stima, rispetto e fondi, ovviamente. Questo non c'è stato più. Quindi noi dobbiamo essere presenti in questi tavoli nazionali, sia per marcare la nostra presenza e sia per richiedere i fondi che oggi sono assolutamente inadeguati e rispetto ai quali, se non ci sono, non si cantano messe. L'ultimo aspetto, diceva bene il Presidente, noi dobbiamo guardare le storie dei ragazzi. Cioè io la prima cosa che mi sono chiesto, questo ragazzo che ha sparato a Giorgio, ma che faceva? Come mai? Prima a 13 anni. Allora, quando succede qualsiasi cosa e la segnalazione avviene alla prefettura o alla procura, ma i servizi sociali vengono informati. E se vengono informati, che fanno? E se vogliono fare qualcosa? Le associazioni del terzo settore, che oggi sono un pilastro fondamentale nella nostra città, sono messe in condizione di lavorare o devono pagare un canone che è più alto di quello che è la norma? E quindi diciamo un'attenzione a quello che significa la storia dei ragazzi, prima e dopo. Io ogni giorno che leggo una notizia mi viene, come operatore sociale ovviamente,
di sapere quel ragazzo, la famiglia di quel ragazzo, come mai si è trovato in quella difficoltà. E allora noi dobbiamo avere assistenti sociali, non burocrati, ma assistenti sociali che ci credono, sono motivate e continuamente vanno rimotivate. L'ultimo aspetto, quello della integrazione interistituzionale. E l'integrazione interistituzionale può essere tanto uno slogan, ma tanto può essere un modo di lavorare per cercare di superare tante impasse. Guardate che ci sono dei dipartimenti dell'ASL che non riescono a dialogare. Il dipartimento di dipendenza con il dipartimento di salute mentale, il dipartimento della dipendenza con la sede, diciamo, dell'area penale nei carceri, con le università. E allora su questo dico che oltre ad avere la promozione della cultura dell'integrazione, che è una cosa diciamo molto difficile ma va seguita, è anche quella, diciamo, di lavorare per un reinserimento sociale reale. Cioè, quando mettiamo un ragazzo alla prova, noi dobbiamo sostenere questi tanti operatori del terzo settore che accolgono questi operatori, non li dobbiamo ostacolare. E l'assistente sociale sia per gli adulti che per i minorenni che ha in carico questa ragazza deve dialogare con l'assistente sociale dell'ente locale, altrimenti si faranno dei piani che vanno a cozzare l'uno con l'altro. Grazie, Faella. Sì, se vediamo sui tempi, vedo ci sono diversi iscritti a parlare, mi fa soltanto piacere. Dei progetti col comune di Napoli per i minori a rischio. Ne ho fatto un paio, mi occupavo di teatro con questi ragazzi e so che hanno belle difficoltà. Quando è morto Giorgio, io sono stata male, ma non sono stata male per Giorgio, stavo male per il ragazzo che hanno sparato e mi sono messa nei panni delle due mamme. E ho detto, abbiamo perso tutti, come del resto ha detto la mamma di Giorgio. E io da madre mi sono domandata, quel ragazzo come viveva? Che cosa faceva? Perché ha sparato? Perché nessuno di quelli che stavano là attorno non hanno preso il telefono, ha chiamato qualcuno, sta succedendo una rissa? Cose normalissime che si dovrebbe fare sempre. E io mi rendo conto che c'è una mancanza forte. Io l'ho fatto da volontario, ho lavorato da volontario per il comune di Napoli, non ho mai preso una lira. Ho avuto delle persone che lavoravano per me, che hanno preso dei soldi per fare il progetto. E ho conosciuto molti di questi ragazzi, e molte sono ragazze, sono giovanissime, 14-15 anni, che le mamme hanno le lacrime agli occhi perché vorrebbero vederle in un'altra maniera. Vorrebbero avere tutte le aspirazioni che abbiamo tutte le mamme di tutti. Cioè ragazzi che vanno a scuola, ragazzi che si impegnano, ragazzi che trovano lavoro, che non hanno bisogno di prostituirsi, di fare delle cose assurde. Io ci ho parlato con queste mamme e anche dei ragazzi. La difficoltà maggiore non è tanto delle donne, ma quando donne, ragazzi che non hanno nessun punto di riferimento, ma proprio nessuno, non che i familiari non li ascoltano, perché alcuni ragazzi erano pure ragazzi di famiglie buone, insomma, non proprio così, ma lo sprezzo, il disprezzo per tutto ciò che è diverso da loro. Quindi non credere in un dottore, non credere in un assistente sociale, in uno psicologo, non credere in niente di quello che ti può aiutare a crescere, a cambiare. È una difficoltà enorme. Allora noi ci dovremmo interrogare e fare in modo che la città capisca, anche perché
le cose stanno aumentando esponenzialmente. Prima uno, poi due, poi tre, poi quattro. E continueranno a aumentare. Non si fermerà così la storia. Non è che è successo l'evento, tra tre mesi, quattro mesi ce ne sarà un altro. Allora ci dobbiamo domandare non solo che cosa offriamo a questi giovani, ma se riusciamo a parlare a questi giovani. Perché io mi rendo conto che loro mi ascoltavano, ma nella sostanza non mi, se ne fregavano proprio, erano lì perché dovevano farlo, perché sennò insomma, l'assistente sociale aveva qualche problema. Allora, gli assistenti sociali non ci sono, i psicologi pensano ad altro, i giovani sono abbandonati, il comune non c'è, la regione neanche, lo Stato neanche, chi ci sta? Ci siamo noi, gente del comune che prova a parlarmi, ma non si riesce comunque a cambiare una società così. Allora è l'impegno che ci dobbiamo assumere tutti quanti e lo dobbiamo assumere in modo tale da fare non solo rete, ma far capire che, e sì, che oltre a quello che dicevano tutti, a pene severe, perché la severità a certa età ancora riesce a dare qualche stimolo in più, ma a pene severe ci vuole un indirizzo scolastico che adesso purtroppo non esiste più. E riprenderlo sarà difficile, lungo, e la scuola è l'unico perno che abbiamo. Luciano Russo, sì, è per la ripresa. Io veramente sarò breve e vorrei riprendere un motto che usavamo nei tempi della sinistra e che a volte, spesse volte usavo pure il mondo, la questione, la certezza della pena. Oggi noi siamo sempre più convinti che tutto quello che accade, massimo un anno e mezzo, due, e poi è finito. Almeno anche le stesse cose che diceva Samuele prima, cioè tutti questi ragazzi non si sa che fanno, che non fanno, escono, vengono, vanno, chi controlla, chi guarda, eccetera. Allora io in questi giorni, no, dopo i fatti che sono successi, a parte il fatto che io a Gesù avrei tanto, io non capisco com'è possibile che una strada, no, Piazza Municipio, viene ammazzato il giorno prima un ragazzo, c'è una cosa così violenta, no? Il giorno dopo si prospetta, faceva una festa di mozzarella. Ma insomma, ma questo qua, ma da dove viene? Che capodeno? Che capodeno, veramente? Io perciò dicevo prima, un anno prima, quando faceva la filosofia. Qua purtroppo noi dobbiamo dire che questa questione dell'amministrazione c'è, è un flop sotto tutti i punti di vista. Non c'è una cosa che uno può dire, sì, però quello ha fatto questo. No, io vedo tutto flop, tutto dai trasporti a tutto il resto appresso. Allora, io volevo semplicemente dire questo. Io a sera, per esempio, vado da porta a porta, che la trasmissione Rete 4, eccetera. Io sento la gente, no? Il pubblico, che applaude quando uno parla di repressione. Allora non dico che amato una repressione o fascismo, manganello o cose, ma qua è mai possibile che non ci sta, cioè tutte queste cose di forze di polizia, Caivano, poi, ma perché prima non si faceva? Io mi domando, la gente comune, io cammino per strada, no? E senta poi che ormai non prima nessuna più posta per parlare, solo qua prima a parlare, ecco. Ma vi siete mai chiesto
Ma scusate, ma quella gente che stava nel palazzo a Monte di Pino, c'è voluto il Ciletti per fare a Muina là? Cioè nessuno sapeva nulla? O no? Nessuno? Caivano? Nessuno sapeva che la gente non pigliava manco un reddito di cittadinanza. Pure quello prendevano e gestivano la camorra. È possibile mai? E io poi mi devo sentire per televisione a Meloni, Piantedosi, a Mafà, a Repressione, alla camorra, non basta, non questo, lo Stato, che poi erano cose nostre, non è che erano cose di altri. Noi abbiamo fatto che in lotta la camorra, abbiamo signorato Pappino sotto un castello di Cutola, a Giappè protesta là, quando siamo andati dal consigliere che fu sparato. Ah no, e tu ti ricordassi cosa? E si guardava, annaccia miseria, ma è mai possibile che noi non ci vogliamo, non ci facciamo più niente? Noi non facciamo più nulla, ormai non si discute di più nulla, perché tutte queste cose per strada si sentono cose così, poi per le punte avviene il silenzio. Quindi dice vabbè, mo la prossima volta succede una cosa e parliamo un'altra volta, però senza arrivare a quelle diciamo a conclusioni, a situazioni per le quali una avesse deciso proprio, ma ci vuole far capire, insomma il caro mamma campata. Cioè qua per esempio io mi dicono a volte autisti dell'ANM, a sera ragazzi cosa tutta la prete in dedicare, cioè non si parla. Vabbè, fa niente, tanto chi ne ha eccetera. Allora io questo è quello che, cioè allora qua bisogna veramente arrivare, la gente vuole un'azione forte, perché così non va, c'è troppo lassismo e troppa cosa. Ma ciao. Poi ancora un altro intervento e chiudiamo, prego. Buonasera, io sono Maria Fusco, un assistente sociale, e ringrazio l'onorevole Passolini di questa opportunità. Un invito che io diciamo ho ricevuto tramite Facebook dall'amica che mi ha preceduto, e siccome questo è stato un periodo, cioè questi ultimi fatti drammatici di minori che mi hanno maggiormente coinvolta, e ho sentito il bisogno di esserci per portare, diciamo, per esprimermi. Ho partecipato al grande dolore, come diciamo tantissimi napoletani hanno fatto, al funerale di Giorgio, e io come mamma diciamo mi sono sentita molto colpita, mi sono diciamo partecipato empaticamente al dolore di questa madre, perché ho un figlio di 21 anni e non nascondo che sono sempre tribolante la sera quando mio figlio non si ritira, perché cioè mio figlio poteva essere Giorgio tranquillamente, perché chiunque, cioè qualsiasi ragazzo può fare la stessa fine, perché chiunque può trovare un ragazzo con una pistola che per niente ti ammazza. E, però diciamo io sono molto ho molto partecipato sentitamente al dolore della madre, però diciamo non approvo quello che ammetto, che lei è provata dal dolore più grande che una persona, un essere umano, una mamma, cioè il dolore di una mamma è grandissimo, e lei quello che dice lo dice perché è molto toccata diciamo da questa perdita, però io sono contro alle sue richieste. Cioè, ho il coraggio di esprimere il mio dissenso per chiedere l'ergastolo a un, diciamo, ai ragazzi sedicenni. Per me non esiste, perché anche quel ragazzo che ha ucciso è un ragazzo che è morto, cioè è con fondi di denti, cioè è un ragazzo che è già morto dentro, perché è un ragazzo che non dà valore alla vita, che ha ucciso quel ragazzo, ma perché lui già è un essere morto nei sentimenti, nell'emotività,
cioè uno che non dà valore alla vita è un essere che è già morto, per cui noi dobbiamo combattere affinché questi ragazzi, diciamo, non proliferano questi ragazzi come quello che ha sparato, perché altrimenti ci saranno tanti ragazzi come quello precedentemente che è morto a Mergellina. Anche quello era un ragazzo che non si è, diciamo, non si è fatto tanto clamore proprio per l'appartenenza forse sociale, appartenenza, però io penso che qualsiasi ragazzo abbia la stessa dignità, la stessa valenza. Cioè un ragazzo che muore è un musicista, è un ragazzo, diciamo, un semplice operaio, la vita ha comunque la stessa valenza, il valore della vita. Per cui noi dobbiamo far sì che non accadano questi episodi, dobbiamo impegnarci tutti, e la repressione, cioè, non è che va a debellare, diciamo, queste azioni, perché io penso che la repressione dovrebbe essere intesa come monitoraggio. I ragazzi che hanno precedenti penali devono essere monitorati. Infatti io lo dissi così, proprio mi uscì dal dolore, vicino a un poliziotto, perché mi trovavo davanti alla chiesa al funerale, dissi: ma perché questi ragazzi la sera, questo era un ragazzo che aveva precedenti penali, perché non era stato monitorato? Perché non vengono perquisiti, cioè si levano armi, bastoni, cioè questo è il problema, che devono essere monitorati, sorvegliati. Cioè, ma un ergastolo, cioè un ragazzo che gli dà un ergastolo, un ragazzo che comunque può essere inferocito, ma non ha una maturità. E quindi dobbiamo anche chiederci la provenienza. Bisognerebbe, appunto, come il dottor Tadeo ha espresso, cioè vedere caso per caso, cioè monitorare le famiglie, cioè intervenire prima che i ragazzi diventano adolescenti. Cioè controllare la dispersione scolastica, cioè fare rete, cioè non si fa rete, le istituzioni non comunicano tra di loro. Quando un ragazzo esce dal minorile, cioè poi non viene integrato, non viene, ha difficoltà a trovare un lavoro. Cioè a noi è tutto questo, dobbiamo far sì che il tessuto sociale cresca, ma cresca in maniera armoniosa, che si faccia rete tra le varie comunità, i servizi sociali del minorile, le ASL, cioè le famiglie. Io, cioè, quando lei era al servizio, io ero tutrice, quando allora c'era l'agenzia cittadina, sono anche tutrice appunto delle tutele minorili, ma allora poi non si è fatto più niente. E dico, cioè, bisogna intervenire prima che degenerano delle situazioni, perché non è giusto che poi annisi dai ragazzi fanno sport, teatro, vanno al cinema e gli si fa studiare. Cioè questo è una ricompensazione che però, cioè, non è che gli leva quello, un'emotività, un'affettività che quel ragazzo non ha avuto. Cioè è un dargli qualcosa a posteriori. Ma se noi, cioè, facciamo queste potenzialità, questa cultura, gliela diamo prima, cioè gli leviamo la sofferenza, il degrado, no? Dobbiamo prevenire il crimine. Cioè dopo venire la riparazione, sì, però non è efficace, cioè, per far sì che poi questi episodi non intervengano, sono dei contentini. Cioè sono come un voler riparare a una deresponsabilizzazione sociale. Quei ragazzi hanno diritto, cioè si dovrebbe intervenire prima. I nuclei familiari devono essere monitorati, cioè ci vogliono. Una volta il comune di Napoli aveva istituito delle persone che monitoravano le famiglie, cioè gli davano un aiuto a crescere i figli, avere delle difficoltà, quindi a entrare nella famiglia. E questo c'è bisogno di prevenire il disagio. Cioè i minori vanno accompagnati, seguiti, non repressi. Cioè io sono contraria all'ergastolo ai ragazzi, diciamo, minorenni. Ma cammini con una pistola, non bisogna andare, se devi recuperare. Ma il ragazzo va a recuperare, quello è un ragazzo che, diciamo, non è nato con la pistola. Vabbè, quindi... però deve essere quello che lo fa.
Io, cioè, un ragazzo che se ha una pistola, probabilmente viene in un tessuto sociale, familiare, il padre ha precedenti penali, cioè gli è mancata la cultura. Allora, se questo ragazzo con la pistola fosse cresciuto in un'altra famiglia, cioè con altre opportunità, non credo che abbia, che sarebbe giunto a questo. Quindi noi ci dobbiamo sempre porre le origini, quindi prevenire degli stati di disagio. Grazie, salutiamo l'ultimo intervento, grazie. Allora vorrei lanciare due allarmi, uno tra il borgo di Sant'Antonio, via Cesare Rossarola e San Giovanni a Carbonara. Ci sono 400 prostitute nigeriane nei vasci. E immaginate un po' queste 400 prostitute a turno, che sono organizzatissime, e le bambine che vanno a scuola, bambine nostre, sicuramente, ma anche gli stranieri, che vedono questo spettacolo. Per loro che cos'è la prostituzione del futuro? Si prostituiranno tutti. Questo lo sanno tutti. Però la mafia nigeriana è più forte sempre di quella italiana. E chiudo. Noi questi interventi non li possiamo fare nelle scuole medie, perché ormai noi che ci siamo dentro sappiamo già chi saranno i futuri guappi di Corso Garibaldi, Cesare Rossarola, perché dalle scuole elementari si vedono che loro cavalcano con motorini senza targa all'età di 7-8 anni. Quindi bisogna intervenire scuole elementari e partire di là, poi dopo arrivare man mano che crescono, e quindi non perdere il tempo. Se ci sarà un'altra occasione, penso che daremo il nostro contributo. Mi permetto di suggerire, perché io vengo sempre a queste riunioni, le prossime devono essere mirate a quel titolo e devono intervenire persone che possono arricchire tutti noi che veniamo qua dell'esperienza di quell'argomento. Perché se ogni volta si fanno tutti questi discorsi fuori argomento, la gente in futuro non farà. Grazie. Giusta cosa detto, perché dalle elementari si sistema cerebrale da 5 a 10 anni, quella della maggiore elaborazione per sviluppare la sua crescita elaborativa nel cervello. Scusate, ma un fatto, mi sono permesso di intervenire. Se no, le strade sono già determinate. Ho avuto anche il piacere di fare il docente a Nisida, il teatro, ed è stato l'anno più bello della mia vita. Vedere piangere quei ragazzi e scoprire delle cose che ha detto. E scoprire perché i loro genitori non gli spiegavano certe cose. Posso, mi permetto di dirlo, perché c'è una documentazione su quello che ho fatto, poi ci conosciamo da tanti anni. Bene, grazie davvero per la partecipazione, per gli interventi fatti che sono stati numerosi, grazie a chi ci ha seguito, ci sta seguendo in diretta. E come ho detto inizialmente, noi su questi temi vogliamo proseguire e andare avanti, perché sono temi, lo sappiamo, che ci accompagneranno. Io sono molto d'accordo anche con la considerazione appena fatta, è che le istituzioni e tutti devono cercare di seguire proprio dall'infanzia in tutte le successive fasi dello sviluppo. È un tema enorme che riguarda il futuro della città e della nostra enorme area metropolitana. E si intrecciano poi tanti temi che noi dobbiamo cercare di tenere sempre assieme, e però di seguire anche nei loro aspetti specifici. Faccio un esempio, se ne è parlato anche pubblicamente sulla stampa. È evidente che noi abbiamo avuto, dopo il terremoto del 1980, abbiamo avuto la nascita di interi quartieri in modo molto delicato e critico. E il tema ha riguardato non solo il Parco Verde di Caivano,
ma ha riguardato tanti altri quartieri, sia nella città di Napoli, sia in altri comuni di questa enorme area metropolitana. E qual è il punto che noi dobbiamo aver chiaro? Che naturalmente un conto è quando fasce sociali molto deboli prima del terremoto vivevano nella nostra città in quartieri popolari, ma vivevano in questi quartieri popolari assieme ad altre fasce sociali. Da questo punto di vista, la configurazione classica della nostra città, pur con tutti i problemi e le debolezze, aveva una sua caratteristica. No, tu tenevi il basso e poi avevi il piano nobile e poi avevi l'operaio che, avendo un salario fisso dignitoso, e dignitoso ben al di là del salario minimo di cui si parla giustamente oggi, aveva un suo status sociale. E poi tenevi l'insegnante in un solo palazzo, tu avevi in microcosmo una complessa stratificazione sociale della città. Ma un conto è se chi era nel basso o era molto povero dentro il palazzo stava assieme a tanti altri, e un altro conto è quando abbiamo avuto una super concentrazione delle fasce più deboli in alcuni grandi quartieri, e questo è evidente che è stato un problema. Un problema grande con cui bisogna saper fare i conti su tutti i piani, in questi quartieri e in tanti altri quartieri, mettendo assieme tutti i possibili interventi, gli interventi dello Stato, della legge, che deve contare. Guai a sottovalutare, io su questo mi permetto di insistere, non si va da nessuna parte se si pensa di mettere l'accento di scegliere una sola strada, qualunque essa sia, sia la strada dello Stato e delle penalità, sia la strada della prevenzione e di tutti gli interventi sociali. Non si va da nessuna parte se c'è una sola strada e non c'è l'integrazione tra diverse strade, perché diverse sono le ragioni del disagio, della criminalità, della battaglia che bisogna cercare. Di fatto io non ho davvero dubbi su questo. Legge, prevenzione, faccio due esempi. Io non ho nessun problema sugli interventi delle forze dell'ordine, anzi, penso che gli interventi debbano avere una loro continuità. Penso che sia meglio farli senza grandi annunci. Più si fanno ben preparati e senza annunci, meglio è. No. Se si fanno senza annunci e più preparati, si troveranno più armi, più droghe e più tante cose che non si trovano, o si riesce a trovare soltanto minimamente, come è successo in questi giorni. Via gli interventi con continuità e assieme tutta la gamma sociale, e poiché io dico sia gli interventi dello Stato, aggiungo, ma pensiamoci bene, ma è più efficace dire ti do una multa o addirittura un po' di carcere se tu non mandi tuo figlio a scuola, o è più efficace dire, come abbiamo fatto in certe fasi al comune di Napoli, io ti do una mano se tu mandi tuo figlio a scuola? Ti do una mano, ti do il reddito di inserimento e ti seguo, e c'ho l'assistente sociale che tutti i giorni deve venirti a controllare. E dunque, in tema di servizi sociali, c'è bisogno di molto, molto di più
di personale, risorse, impegni, perché stiamo parlando di una battaglia fondamentale per la decisione civile, come abbiamo visto in tante esperienze che abbiamo fatto. E poi, essere molto essenziale, l'importanza dello sviluppo, riprenderemo il tema. Ma a me mi colpisce molto, devo dire, la scarsa attenzione ad alcuni dati enormi, sia alcuni dati che sono stati fatti sulla criminalità minorile, ma sia dati che attengono allo sviluppo. Negli ultimi 4 anni sono andati via dalla provincia di Napoli 50.000 giovani. 50.000 giovani. Da città in provincia di Napoli soltanto negli ultimi 4 anni. È il cervello sociale che si svuota. Una parte fondamentale del cervello sociale che si svuota. Ed è un tema enorme. Per questo anche nell'incontro di questa sera abbiamo voluto mettere criminalità minorile, lotta alla camorra e questione giovanile, perché la questione giovanile è fondamentale per il nostro futuro, e dentro la questione giovanile c'è tutto: c'è il ragazzo che sbaglia e al quale lo Stato deve saper tendere una mano perché cambi strada, con la legge e con la prevenzione, con tutti i sistemi possibili, e bisogna saperlo fare sul terreno dello sviluppo. Devono farlo le istituzioni, le associazioni, tutte. Posso dirlo segretamente, non lo dico sempre cercando di mantenere uno stile, anche andando oltre un conformismo pauroso. Un conformismo ufficiale pauroso. Ma che cosa deve succedere di più nella nostra città per rendersi conto di una diffusa insicurezza? La mattina presto, ma perché tra un poco, se andiamo a prendere, come diversi di noi giustamente fanno, un qualunque autobus, non ci rendiamo conto di questa diffusa insicurezza che riguarda il povero autista che sta solo lì davanti, le persone che salgono e gruppi di ragazzi, a volte giovanissimi, e ne succedono di tutti i colori, sull'autobus e in mezzo alla strada. E più tardi, se andiamo fuori agli scioli di Mergellina o nelle strade dove non si riesce più neanche a camminare, a passeggiare, non ci rendiamo conto di questo diffuso senso di insicurezza? Ecco perché io insisto sul fatto che guai a lasciare alla destra il tema della sicurezza, e non per ragioni, lo dico schiettamente, e non per ragioni di competizione politico-elettorale, ma perché è da una visione giusta della sicurezza che noi dobbiamo riuscire a muoverci. Sicurezza come moderno diritto di cittadinanza, e io questo lo penso da sempre con convinzione, come io non ho mai voluto lasciare alla destra il tema della patria. Chi mi conosce sa che nel lontano 1996, alla convenzione dell'Ulivo a Milano, quella fatta prima del successo elettorale dell'Ulivo nel 1996, vedendo anche zone di imbarazzo, insomma, la patria, ma la patria, l'antifascismo ha dato valore e senso alla patria. Noi è proprio in modo giusto che dobbiamo cercare di ragionare, ed è molto e soprattutto su questi temi sociali e civili che dobbiamo muoverci, anche io sono d'accordo, lavorando perché ci sia
una collaborazione fra tutte le istituzioni, tra tutte le istituzioni, governo, regione, comune, città metropolitana, municipalità, c'è spazio per tutti e solo tutti quanti assieme si può imboccare una strada positiva. E oltre alla collaborazione fra tutte le istituzioni è importante che ci sia una rete di associazioni. Lavoriamo dunque tutti quanti assieme perché ci sia una fitta rete di associazioni impegnata sul territorio, nei diversi quartieri, che tiene vivo il confronto e anche l'iniziativa. Vorrei dire ancora di più nei prossimi mesi e nei prossimi anni, cercando di avere una mobilitazione civile. Vi devo dire, ho sentito, io se vi dovessi dire la cosa che più mi sento di dire al Comune come istituzione è che non riesce a far scattare un senso di mobilitazione civile, di mobilitazione civile, di partecipazione delle persone, di far sentire ogni cittadino che deve stare dentro una battaglia, protagonista. Questo è quello che tu avverti, no? E che invece è assolutamente indispensabile, e questo serve ancora di più perché badiamo bene, andiamo incontro a periodi socialmente molto duri. Tante persone hanno perso il reddito di cittadinanza, aveva problemi di fede, certamente, ma bisognava migliorare i difetti, avere più controllo, migliorare la misura, non toglierla e cancellarla. E in una città come Napoli questo si sente, e se aggiungiamo a tante persone che hanno perso ogni forma di sostegno sociale, aggiungiamo anche a tanti lavoratori che entrano in crisi per la vicenda del super bonus, noi dobbiamo sapere che socialmente andiamo incontro ad un periodo molto difficile. Ecco perché è tanto importante anche questa battaglia e un patto civile che bisogna fare e rilanciare i temi della giustizia in una diversa quantità e qualità del sviluppo. E su questi temi ci rivedremo dunque. Grazie e a presto per questo momento.